Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Shinigami, il vostro insegnante di Dota 2. Oggi volevo continuare il mio percorso di insegnamento trattando i ruoli dei personaggi. Nel primo video mi sono limitato ai nomi. Oggi invece entriamo nello specifico con una descrizione più approfondita di ciascuno dei ruoli che ogni eroe può interpretare. Cominciamo col dire che molto spesso il ruolo che un eroe interpreta è dato dalla sua posizione nella partita. Infatti gli eroi sono posizionati nelle lane a seconda delle caratteristiche di cui dispongono. Per esempio, nella lane mid ci andrà un eroe che ha bisogno di solo exp e che abbia un buon controllo di lane. Oppure, nella hard lane si tende a mandare un eroe con skill che gli permettono di sopravvivere facilmente, che siano blink o skill evasive. Detto questo, partirò con una breve descrizione dei PG adatti a ciascuna delle tre lane. Cominciamo con la mid lane. Come dicevo prima, si tende a mandare mid un eroe singolo che necessita di molta esperienza e una buona quantità d'oro per essere efficace durante lo svolgersi del game. Deve essere inoltre in grado di controllare e dominare la lane senza bisogno di particolari aiuti dai compagni di squadra. Infatti deve essere lui stesso ad aiutare i compagni in casi di difficoltà. Per finire, deve essere in grado di controllare le rune. Cosa sono le rune e la bottiglia ne parleremo nei prossimi video. Esiste poi la hard lane. Le hard lane sono così denominate perché gli eroi di una fazione si trovano svantaggiati rispetto agli altri per vari fattori, di cui la distanza tra la torre alleata e il creep equilibrium, sostanzialmente dove combattono i creep, e la presenza della giungla avversaria. Quindi, se gli avversari dispongono di un jungler, si è molto suscettibile ai gank. Le hard lane sono la top per i Radiant e la bot per i Dire. Nella hard lane, dicevo, si tende a mandare un solo PG, oppure due, ma c'è il rischio che due eroi della propria squadra rimangano bocca asciutta, per appunto la posizione di svantaggio in cui si trova. Il PG che andrà nella hard lane sarà un PG con skill che gli dirà una certa sopravvivenza e una certa evasione dei gank, avversari, e con la capacità di anti-pushing, ovvero con skill che sono in grado di distruggere i creep avversari in poco tempo. Inoltre, l'eroe che andrà nella hard lane sarà un eroe che non dipenda da esperienza né da oro nell'early game, ma che risulti equalmente efficace nel mid game in modo da riprendersi dallo svantaggio iniziale. Per ultima ma non ultima, abbiamo la safe lane. La safe lane è il completo opposto della hard lane, ovvero una lane che offre protezione agli eroi che vi mandiamo. La vicinanza del creep equilibrium alla torre e la giungla occupata dal nostro jungler, se disponiamo di uno, rende questa lane luogo ideale per PG che hanno bisogno di oro per condurre alla vittoria durante il mid e late game. In questa lane si tende a mandare due eroi o tre se sprovvisti di jungler, in modo da aiutare il carry e mettere pressione sugli avversari. Le safe lane sono la bot lane per i Radiant e la top lane per i Dire. Fatta questa introduzione sulle lane, ora partiamo con i vari ruoli che un eroe può ricoprire. Cominciamo con il più importante per la squadra, il supporto. Il ruolo del supporto in Dota 2 è importantissimo e esso si dovrà occupare di tantissime cose per conto della squadra, ma andiamo per ordine. Prima di tutto, un supporter è un eroe che non ha bisogno né di esperienza né di oro per essere efficace e che raggiunge il picco di utilità a livello 7 e con pochissimi item. Certo, se i nostri supporter hanno una buona quantità di farm e esperienza è meglio per tutti, ma di solito è raro che un supporter riesca ad avere molti item. Infatti il supporter si dovrà occupare di comprare tutti quegli item che servono alla squadra, le ward, il corriere, gli item che servono a liberare gli invisibili e item curativi per carry o gli altri membri della squadra. Inoltre il supporter è un eroe che tra le sue skill può vantare stun, slow, disable o nuke vari in modo da tenere a debita distanza chiunque voglia disturbare il farm del nostro protetto, ovvero il carry. Inoltre, un buon supporter tende sempre a lasciare le kill ad altri membri della squadra che possono usufruire meglio del loro fornito, ma ciò non vuol dire che deve rimanere totalmente a bocca asciutta. Il secondo ruolo di cui volevo parlarvi è il compagno di giochi del supporter, ovvero il carry. Il carry, come dice la parola, è un eroe che in early e mid game non è di grande aiuto alla squadra, ma se dotato di item e esperienza sarà il dominatore del late game e porterà la nostra squadra alla vittoria. Viene posizionato nella safe lane con un babysitter. Il carry è un PG che dipende totalmente dal farm, cioè ha bisogno di molti item per essere efficace, ma una volta fatti darà un grandissimo contributo alla squadra. Molto spesso i carry sono sprovvisti di qualsivoglia metodo di controllo lane, anzi, se lasciati in balia degli avversari sarà molto difficile che riescano a farmare. Di solito sono dotati di skill che gli permettono di evadere i gank o che aumentano la loro sopravvivenza, quindi non danno un grande apporto alla squadra se non con il loro physical damage. Vi direte voi, perché prendere un carry se risulta totalmente inutile nelle fasi iniziali del gioco?
Nonostante sia un PG che deve farmare per quasi l'intera durata della partita, può rendersi utile in molti modi. Pushare e distruggere torre mentre gli altri membri della squadra tengono impegnati gli avversari è un esempio. Insomma, il carry è un eroe che se farmato può cambiare le sorti della partita. Il terzo ruolo di cui volevo parlarvi sono i gankers. I gankers sono eroi che come obiettivo principale si occupano di gankare, ovvero uccidere gli eroi avversari. Hanno bisogno di una buona quantità di esperienza e qualche item per essere efficaci. Per intenderci, più del supporter e meno del carry. Molti ganker vanno nella mid o nella hard lane in modo da ricevere la solo exp ed hanno skill che gli permettono di controllare la lane in modo abbastanza efficace. I gankers costruiscono il loro vantaggio controllando le rune se messi nella mid lane e uccidendo gli eroi avversari in modo da fargli perdere oro e tempo prezioso in lane. Il loro momento migliore è il mid game, dove il loro vantaggio in exp demolisce letteralmente gli avversari. Man mano che il game procede perdono un po' di efficacia, ma rimangono sempre una forza contro cui avere a che fare. L'ultimo ruolo che volevo trattare in questo video sono gli Initiators. Gli Initiators sono eroi dotati di abilità ad area dette AOE, area o effects, e per utilizzarle al meglio devono trovarsi in mezzo alle linee nemiche. Per intenderci, tali abilità possono essere stun che letteralmente stunnano tutto lo schermo, o buchi neri che attirano tutto ciò che è dentro la loro area facendo danno nel tempo e disabilitando gli eroi nemici. L'Initiators è uno dei ruoli più difficili da utilizzare, perché bisogna essere a conoscenza del momento esatto per lanciare tale abilità, che essendo molto potenti hanno tempi di ricarica lunghissimi, ma che sono in grado di ribaltare le sorti di un combattimento. Sono gli eroi che danno il via ai teamfight 5 contro 5, quindi essere in grado di riconoscere la situazione e avere la capacità di prendere decisioni è fondamentale. Di solito gli Initiator sono usati come hardliner o come support. Hanno bisogno solo di esperienza e qualche item per aiutarli a posizionarsi al meglio in un teamfight. Possono anche aiutare supporter a comprare le ward per la squadra, non avendo bisogno di grandi item per lanciare le loro ultimate in maniera ottimale. Bene ragazzi, ci avviamo alla conclusione di questo mio secondo video. Lo so, ho usato molti termini tecnici, ma ho tentato di essere il più chiaro possibile. Per il momento questi termini vi sembreranno complicati, ma è necessario introdurli per capire al meglio questo gioco. Poi mano a mano anche voi comincerete a capirli. Detto questo, volevo anche ricordare che ho parlato di argomenti che non ho spiegato, quali le rune, le ward e i jungle, un altro ruolo. Perché questi argomenti sono davvero complicati ed inserirli in questo video già pieno di termini tecnici e informazioni un po' più avanzate non mi sembrava il caso. Detto questo, grazie a tutti per le critiche e gli apprezzamenti, spero che anche questo video vi sia piaciuto e vi abbia insegnato qualcosa. Un saluto a Shinigami e GG!